Oggi Un Giardino in Diretta comincia una nuova attività editoriale, Fatto a Mano, una rubrica che si occuperà di presentare ai giardinieri che passano di qui quelle persone che, coltivando i loro talenti e la loro creatività, costruiscono con le proprie mani oggetti inediti ed ecosostenibili. Le prime ospiti di Un Giardino in Diretta sono Magda e Nicoletta, due donne che hanno dato vita ad un loro originale marchio di bigiotteria che si chiama Via Frati 3. Magda, ti vuoi presentare? Allora, io sono Magda e la mia passione nasce da molto lontano perché sono figlia di una sarta e quindi ho passato la mia infanzia tra stoffe, riviste di moda e quindi questo è sempre stato un po' il mio mondo di riferimento come passione. Da piccola disegnavo e disegnavo sempre vestiti, eccetera. Poi negli anni questa passione mi ha accompagnato pur non diventando il mio lavoro perché ho fatto per esigenza di sopravvivenza, diciamo, altre cose, sono un'impiegata, quindi lavoro in ambito amministrativo, però queste passioni mi hanno sempre seguito e allora ho usato la carta, ho fatto biglietti, ho seccato fiori, ho usato le stoffe, eccetera. Questo finché non ho incontrato per caso Nicoletta ad un evento di beneficenza e ci siamo trovate insieme a fare bigiotteria per appunto un evento di beneficenza e abbiamo visto che insomma ci intendavamo e da qui è nata la nostra collaborazione nel luglio del 2012 e abbiamo messo insieme le nostre passioni, i nostri punti di vista che sono molto diversi, ma proprio per questo si completano. Che bello. E tu, Nicoletta, che ci dici di te? Io posso dire che fin da bambina ho avuto sempre la passione dei mobili vecchi e del riciclaggio e ho sempre pensato che anche i vecchi mestieri dovessero continuare e infatti una ventina di anni fa ho imparato vari tipi di impagliatura. Sono andata da due fratelli, una sorella e un fratello che avevano più di 90 anni. E mi hanno insegnato a impagliare Bellissimo. con la erba palustre, con le corde, tutti i prodotti naturali. E dopo ho imparato questa tecnica e però l'ho sviluppato usando dei tessuti, usando sempre tessuti di riciclaggio, quindi stracci, vestiti non usati, pensando che quando uno si siede su una sedia normalmente pensa delle cose e spesso utilizza abiti che hanno fatto parte della sua vita. E quindi ho iniziato a usare i tessuti, le lame e poi dopo ho lasciato perdere, cioè continuo a rimpagliare ogni tanto, ma più che altro poi ho utilizzato e il riciclo utilizzando delle anime di legno e creando dei quadri grandi che io chiamo batik usando tessuti vecchi. E poi niente, dopo la mia passione per il riciclaggio ho continuato, poi ho incontrato Magda, come ha detto lei, e abbiamo iniziato a costruire degli oggetti di bigiotteria. Io non avevo mai fatto oggetti di bigiotteria, ma Magda sì. Quindi abbiamo sviluppato questa nostra passione per il riciclaggio e la nostra fantasia e la manualità, che non manca nessuna delle due, insomma. Evidentemente. Evidentemente. Visti i vostri lavori bellissimi. Abbiamo fatto le cose che poi hai visto anche tu, insomma. Certo. Senti, e Via Frati 3 quando è iniziato? Nel luglio del 2012. Ah, bene, quindi è recente, insomma, sono un paio d'anni che dura la vostra collaborazione. Ok, e dove svolgete la vostra attività? Principalmente a casa mia ho una veranda che è praticamente diventata un magazzino, però c'è molta luce, quindi c'è la possibilità di lavorare. Questo ovviamente nella bella stagione. D'inverno, vabbè, facciamo sempre a casa mia, però è un po' Oppure più. ci dividiamo i compiti, insomma. Esatto. Ecco. Beh, questa è una situazione comune, penso, a tante persone creative che cercano di fare della loro passione anche una professione. Non credete?
Sì, Ecco certo. appunto. Bisogna ridurre i costi al Al massimo. massimo, benissimo. Quello che vi volevo chiedere è se avete un progetto da presentarci, qualcosa di importante che voi state in questo momento approntando, che state tentando di realizzare. C'è qualche progetto interessante che potete raccontarci? Allora, noi adesso abbiamo una collana, una linea che noi abbiamo chiamato Collana dei Ricordi. E questo è un progetto che noi stiamo cercando di sviluppare perché pensiamo che ognuno di noi, chiuso nei cassetti, abbia dei ciondoli, dei ricordi che poi non utilizza. Quindi noi abbiamo creato una collana, che è una collana dei ricordi, dove oltre a delle parti che creiamo noi, abbiniamo questi oggetti che le persone ci portano. Quindi una collana personalizzata, Esatto, una collana cioè personalizzata. ciascuno potrebbe avere la sua collana dei ricordi. Bellissima. Esattamente. Certo. E come ti è venuta questa idea? Ma ci è venuta perché una nostra amica ci ha portato degli oggetti che appartenevano alla propria madre, che era morta da poco, e chiedendo se poteva interessarci qualcosa da mettere appunto nelle nostre creazioni. Visto che è il E, fatto del riciclaggio. esatto, visto che noi recicliamo praticamente di tutto. E allora noi abbiamo pensato di rendere omaggio alla memoria di questa mamma che era scomparsa, creando una collana con tutti i gioiellini, le medagliette che lei ci aveva portato, nella nostra intenzione era poi regalarla alla figlia perché avesse un ricordo appunto da portarsi dietro di queste cose. Benissimo, be una bellissima idea, la trovo anche molto poetica. Ecco, un'ultima domanda volevo farvi perché mi mette molta curiosità. Perché si chiama Via Frati numero 3? Allora, Via Frati numero 3 è un indirizzo che ci accomuna, nel senso che Nicoletta ha abitato in Via Frati, qui a Budrio, dove abitiamo noi, per molti anni e io abito nel quartiere Frati. In Via Frati numero 3 c'è un convento, esiste un convento di frati e quindi il nostro simbolo è una medaglietta con un San Benedetto che è un frate, quindi abbiamo accomunato tutte queste cose. Esatto. Bellissima questa storia anche, proprio vuol dire che questa collaborazione doveva essere Sì, a esatto. tutti i costi. Bene ragazzi, vi auguriamo un in bocca al lupo caloroso e ci risentiamo presto. Grazie, Ciao. ciao.